odio a Rosana e fa. Fa di nato, ma io dice le tiri, ma usava nel soprannome, ultimamente. Dante è un ricordismo da durante degli anni miei, sapete? Corso Donati, era buona Corso Donati. Bianchi o ieri dei cerchi o ieri dei cerchi usavano molti più come gli americani oggi. Dimmi Anna. Modosco che per la città di un po'. È una camminata appunto dell'altro, sì, parlando onesto, piace. Allora non è poi ricordiamo, non è una costrizione, cioè dare lo sfogo dei nostri sentimenti più forti. Allora, torniamo ai personaggi maggiori, però ci sono anche dei personaggi minori. Il personaggio minore che significa? Sì, significa che li trattati in poco spazio, quelli cui Dante ha destinato pochi essi, però andiamoci neanche, perché a volte sono delle figure gigantesche, grazie alla forza sintetica della poesia di Dante, che ne vengono da uno o due dei casini più pensati a Pia dei Tolomei, quelli immortali versi. Sulla via Siena di Fede, specie di Matteo, stato sicuro lui viene allagato via, sposando, ma via con la sua gemma, terribile sintesi, la vita intera di Madonna, non facciamo oramai distaccato, ma ancora la mano, no? Alla conclusione di un'epoca romana, tra allusione chiarissima al marito, lui che non era sposato, che la fece uccidere. Quindi non si tratta solo del numero dei minori. E da intendere anche in senso morale. Sono personaggi minori, sono personaggi che giganteggiano anche nella colpa, nel peccato che comporta la dannazione eterna. Ci sono invece personaggi piccolini, fusilli, di quelli che incontriamo tutti i giorni. Non lo vedete dei guaci, dovremmo classificare anche noi, no, assolutamente. Personaggi di mezza tarda, dal punto di vista morale, capiamo bene, devo fare per forza un accenno alla struttura dell'inferno, la conosciamo tutti a memoria, non solo con lei che non potrebbe insegnare loro. No. Comunque, nel caso qualcuno avesse dimenticato queste cose, diciamo che le ripetere, ricordate l'inferno è un'immensa voragine che è di là. Dante immaginava la terra come una grande sfera, mi dispiace mentre gli artisti non c'erano prima ancora, da Eratosto, degli antichi greci, prima ancora di Eratosto, era stato assolato che la terra era una sfera, insomma. E quindi metà di Dante, in particolare Dante, uniforme universale del discorso, era si tratta di divisa in due emisferi, uno solo era abitato e aveva il suo centro. L'acqua non era di acqua, era coperto da una grande massa di cuore, acque, no? Il corpo del vecchio fiume oceano. E in questo secondo emisfero poi si staglia, al di sopra di queste acque, la montagna del Purgatorio, montagna altissima, quanto veduta non aveva alcuna, dice Ulisse, di Ulisse, una montagna altissima, e si formava questa montagna, come si formava la voragine. Diciamo subito che la montagna è nel capo della voragine, cioè la voragine è una forma a forma di uomo, un imbuto capovolto, e la montagna può diventare anche questa forma di uomo, semplice a capirsi, lo dice lo stesso Dante, al momento in cui Lucifero si liberò a Dio frutta lo sprofondato nella materia, la materia quasi inorridita anch'essa, insomma, si riclasse alla caduta dell'angelo di Bene e dei suoi seguaci, e in certo qual modo formò, passato di tempo, in una poffa nell'altro emisfero, appunto la montagna del Purgatorio. Rispetto a quello ricordare che è diviso in accetti, nove corone circolari sovrastanti l'una l'altra, di raggio progressivamente ridotto e minore. Questa è una definizione tecnica, forse ci vogliamo capire meglio, siamo nove cornicioni di dietro, no? Con un foro, immaginate le fette d'ananas di una, io sono abituato
denunciato la frode, per peccare la frode, saudolenti contro chi non si fida, e saudolenti verso chi si fida, non mi sarà di voi, no. Man mano si scende più, si scende in basso, il peccato è sempre più grave e la pena è sempre più dura, no? E i primi sei cerchi ci stanno quelli che hanno peccato, sì, però insomma di incontinenza essenzialmente, cioè non hanno esercitato bene il ossequio ai comandamenti divini delle facoltà naturali, inevitabilmente conferite all'uomo, necessarie all'uomo, per andiamo i lussuriosi, oggi vedremo quelli che hanno avuto, hanno fatto registrare qualche eccesso nel sesso, ma insomma è più lussurioso. Si lavora, Ciacco, Fiorentini chiamasse Ciacco per il dannoso vizio della gola, allora la cosa naturalissima, eccetera, con cibo, vivere per nutrirsi e non nutrirsi per vivere, e così via tutto. Basta. Fino al settimo, nel settimo cerchio cominciano le cose a diventare proprio veramente gravi, perché nel settimo cerchio sono confinati quelli che hanno commesso atti di lesione di diritti, di interessi, e vi è dell'altro da loro, insomma, ci sarei punito io se avessi preso i diritti e gli interessi di altri. I primi sei cerchi si ispirano alla filosofia aristotelica comunista. Dal settimo in poi invece Dante conforma il suo, la sua visione teologica al diritto, soprattutto al diritto romano, soprattutto a quello che noi oggi chiameremo il diritto penale. No? Ora, in quest'ottica avviene in iuria, lesione degli altri, e dice Cicerone, fraude aut vi, per violenza vi o per frode, fraude. Attenzione, è grave la cosa, perché? Perché si comincia non più a esercitare bene le facoltà, le doti che l'uomo ha ricevuto, ma si cominciano a violare i comandamenti supremi del cristianesimo. Ama Dio con tutta la tua forza, ama il prossimo tuo come te stesso. Quelli che sono i violenti, i fraudolenti, contro chi non si fida, e i traditori hanno rinnegato il comandamento del lavoro e quindi vengono puniti, i violenti poi vengono distinti, si può essere violenti non solo contro il prossimo, contro gli uomini, si può essere violenti contro Dio, contro la natura, e quindi vengono distinti secondo le casse sciante. Ecco, veniamo alle ultime due gravissime categorie di peccatori, i fraudolenti contro chi non si fida, ottavo cerchio, fraudolenti contro chi si fida, nono cerchio, l'ottavo cerchio è particolarmente affollato, tanto che viene diviso, ricordate che sarebbe questa specie di terrazza circolare con un fuoco, non si capisce, viene suddiviso in nove fossati, in dieci, perdonatemi, fossati concentrici, dieci fossati, di raggio complessivamente di luna essi, e in uno di questi fossati, chiamata bolgia, bolgia nel linguaggio medievale, la bolgia era la borsa, la sacca, perché tutte le volte la borsa era costituita sui valori monetari metallici, e tutte le volte si trattava di un vero e una sacca, sacco, dall'idea di una profonda cavità oscura, insomma, no? Quindi nove bolge, nove, questo nove, questo cerchio invece, dieci sacche, dieci bolge, in ognuno di questi fossati è pulita una categoria di peccatori, tutti quanti, ripeto, tutti quanti inscrivibili nell'elenco di coloro che hanno
dire chi non si fidava. Attenzione, la frode significa l'intelletto, la ragione, quello che separa l'uomo dalla bestia. L'uomo invece ha utilizzato questa dimensione razionale, questa suprema arma che gli è stata data, invece che per fare del bene, per fare del male. Ecco perché sono peccatori particolarmente in odio a Dio e adeguatamente a Dio. Ma torniamo a queste Torniamo a questi 10 passaggi. Tutta gente che ha colpito usando l'intelletto, la ragione, qui non si fidava. Nella prima ci sono i seduttori e i ruffiani, nella seconda gli adulatori, nella terza i simoniaci, nella quarta i maghi e gli indovini, nella quinta i ladri, nella sesta i barattieri, nella sesta gli ipocriti, nella settima i ladri, nell'ottava i consiglieri fraudolenti, nella nona i seminatori di discordie, nella decima i falsari. Poi passiamo ai traditori. Attenzione, la colpa è grave, gravissima, però la capacità di graduale tipica del giurista, insomma, no? La colpa è grave, gravissima, però è pur sempre una colpa consumata nei confronti di chi non si fidava e stava sulle sue, insomma, no? Si cercava di aggirare le difese della vittima. La colpa più schifosa, secondo Dante, e dicono anche secondo me, è il tradimento, è l'uso dell'intelletto, della ragione, per passare il termine, per fregare chi invece si fida e si affida a te. Torniamo brevemente perché lì finisce il nostro discorso. Allora, ecco, fraudolenti contro chi non si fida. Ora, se leggiamo, diciamo, parlare, io non vengo a dire assolutamente, ma proprio assolutamente niente di nuovo, cose su cui sono corsi fiumi di inchiostro in questi secoli, ma un dato di fatto, sono cose tutte più o meno, si registra un mutamento forte nell'esposizione dantesca della sua poesia. Il linguaggio diventa molto più molto meno, diciamo, molto meno alto, che non significa molto più basso, significa che è un linguaggio che a volte ospita delle espressioni proprio, non si può dire, triviali, volgari, ospita, è un linguaggio preso dalla vita quotidiana, è un linguaggio che ci lascia un po' frastornati, quindi da qualche termine, e dice pure, non le dico io queste parole, puttana, merda, più volte, culo e via dicendo, insomma, no? È un linguaggio su cui hanno scritto i più grandi ingegni della nostra critica letteraria, un linguaggio terribile che si affida anche a un modo di versificare insolito, le rime giocce, delle rime molto dure, tagliare in genere molto spesso la rima fatta con due labiali, doppia F, doppia B, che danno uno strascico di sonorità piuttosto ripeto il termine volgare o quantomeno poco audito, insomma. E poi ci sono delle situazioni che si potrebbero definire addirittura comiche, mi sorge l'enorme problema nel comico, nella lira, come a Dio me ne guarda, ne hanno parlato in Milano Rossi, ne hanno parlato i più grandi commentatori, Benedetto Croce, Francesco De Santis, Ernesto Parodi, Gianfranco Contini, fino ad ora arrivare ai contemporanei, Edoardo Sanguinetti e compagni. Ricordo una meravigliosa antologia della critica dantesca che avevo al liceo, quella della vecchia scuola, la superata, però era tanto bello, in cui c'era questo bellissimo saggio di Ernesto Parodi sul comico. Ora bisogna procedere con molta attenzione.
perché l'argomento è dibattuto, cioè chi nega che ci sia il comico nella Divina Commedia, c'è chi afferma che ci sia del comico nella Divina Commedia, c'è chi dice dobbiamo fermare gli aspetti dello sguardo sulla testa. Una cosa è sicura, sono delle situazioni che non si sono presentate prima, che non si presenteranno dopo. Nell'inferno il regno del dramma è spesso un termine per forza, drammatici e tragici. Quindi invece a volte sembra di assistere a, addirittura a qualche commedia popolare, insomma, no? Così a qualche, lasciatemi usare il termine tra virgolette, sceneggiata, insomma, no? In cui gli stessi demoni infernali finiscono a risultare, insomma, un po' ridicoli. Ecco il punto che c'è della parola. Ridicoli non sono tanto comici, non sono comiche le situazioni, sono degne di una risata classica. Ho letto un articolo bellissimo che una professoressa di cui è non ricordo il nome, la vecchiaia Pietusa su internet, mi ha detto una cosa meravigliosa che fa capire subito di cosa stiamo parlando. Sono personaggi di fronte ai quali noi non vediamo di loro, ma vediamo su di loro. Sono personaggi assolutamente ridicoli, degni non di comicità, magari di sarcasmo. Vedete, Gianfranco Bottini insisteva moltissimo sul realismo, diceva, tante più che dare luogo a situazioni comiche, le ritrae realisticamente, e c'è una ragione perfettamente, saggio del giovanissimo Bottini, abbiamo progetto, ci compara nel 67. Si tratta di personaggi che strappano la risata perché sono ridicoli, non tutti, in Malevolge c'è una delle grandissime figure monumentali che rendono proprio come te lavori il nostro immaginario dantesco, Ulisse, proprio nella Volgia dei consiglieri trasparenti, ma in genere per lo più e soprattutto nella quinta Volgia, dice. Non tratterò nella seconda perché dobbiamo mangiare tutto, se sono disgustosi, ma e quando saltiamo la seconda Bolgia andiamo direttamente alla quinta. Nella quinta Bolgia, canti 21 e 22, soprattutto lì appaiono questi che sono uomini indegni di pianto, di commiserazione. Sono uomini profondamente degni di sarcasmo, somigliano tantissimo, mi dispiace, lo dico, è così a tanti uomini dei nostri tempi, forse non sarebbe meglio di uno di noi si è comportato così, Dominici, uomini 71 lo possiamo dire, no? Se ne abbiamo parlato prima della materia fecale, insomma, saltato il tema. Uomini da quattro soldi, ecco perché il linguaggio di tanti si fa volgare, scurrino è il linguaggio di tanti, scurrino, volgare, sono questi linguaggi, gente che capisce la buona fede del prossimo, bruciucello, diremmo, nel napoletano dei nostri tempi, gente di mezza barca, no? Allora, chi c'è soprattutto canto 21 e 22esimo? La Bolgia e chi ci sta? I balattieri. E chi erano i balattieri? Non quelli che facevano i balattoli, assolutamente. La balatteria era un termine un po' generale che comprendeva, andrebbe bene di nuovo oggi, però ci stendiamo poi a distinguere un avvocato, un giudice, un procuratore, deve fare molto bene, ma non è stata stenta a distinguere concussione, corruzione, forme di evasione. Balatteria
sono puniti, il contrappasso è feroce, sono immersi in un lago di pesce, bollette che bolle non per artificio umano, ma per un continuo evidente contrappasso. Nella vita si impegnarono in bene, in manovre illecite, poco pulite, adesso sono impegolati nella preghiera della pecora, la pesce, sono impegolati nella pesce bollente, sono immersi nella pesce bollente. Guai a loro se per caso vengono a mettere fuori la testa o il dorso o alta parte del corpo, pure lo vorrebbero fare per offrire un momentaneo sollievo alla croce piena eterna, ma là ci sono i diavoli, ci sta anche negli altri cerchi, però li vediamo da vicino questi. Ne sappiamo persino il nome, Dante li inventa, si sono scervellati i critici a trovare delle spiegazioni, degli etimi convincenti per i nomi di questi diavoli, sono probabilmente invenzioni dantesca, Arichino, Cantabrina, Maragona, Cacciacani, Cigliatto, Libibocco, Scarmiglione, Barbariccia, insomma, nomi probabilmente io ha già una mia epoca, secondo me, la profonda nullità della mia consistenza dantesca. Nomi diffusi magari tra pessimi soggetti utilizzati da ribaldi dell'epoca, oppure nomi che tradizionalmente farfalengo, ad esempio, sa che nella nostra canzone di Capodanno, tradizionalmente erano usati dal popolo che vende nominare questi demoni. Però questi, non, assicuro, questi diavoli non hanno niente di pauroso, di, insomma, non atterriscono il lettore, si comportano come i secondini, anch'essi corrotti, anch'essi profondamente maldisposti, di un carcere che torturano i detenuti, insomma, no, vai, se qualcuno di questi dannati riesce ad emergere dalla pesce bollente, lo agguantano con degli uncini, lo tirano fuori e poi ne fanno strazio, salvo poi ributtare e porre il corpo, non dovremmo dire, insomma, la persona straziata nella pesce bollente, no? E poi c'è una cosa che vedete, esce fuori un richiamo alla cucina dell'epoca, e non altro, vediamo se me lo ricordo tutti, posso sbagliare qualche parola. Non altrimenti i coci al loro passaggi fanno prituffare a mezzo la caldaia la carne con l'uncino perché non galli. Ecco, come i diavoli così anche i cuochi danno ordine ai loro collaboratori di tenere con gli uncini la carne nella caldaia, nella casseruola, che sta bollendo l'acqua in modo che la carne si cuocia completamente, non galleggi. Quindi all'epoca erano essenzialmente insomma, a tenere banco nelle portate dei pranzi di lusso, però soprattutto la carne, la cacciagione, ma il bel formato, ma l'altro, quasi marcia. Molto chiaramente l'essa oppure fatta arrosto, insomma, no? E quindi un momento importante questa della cucina della carne nell'acqua bollente. Ecco, allora questi diavoli tormentano questi che erano stati i barattieri dell'epoca. Dante e Virgilio vedono una new entry, arriva un diavolo che porta sulle spalle un peccatore deceduto da poco e lo tuffano nella pesce bollente, un anziano di Santa Zita Lucca. Lucca viene considerata all'epoca la capitale della produzione, della baratteria, no? Infatti poi dirà uno dei diavoli, qui si nota altrimenti che nel cerchio, che fa, non ti piace la pesce bollente, pazienza, qua si nuota. Non si nuota come nel vostro fiume fresco, il secchio, che bagna Lucca. E quindi ci sta questa continua consecchiata. Allora dice, guarda che di Lucchese.
La cosa invece procede, vengono a tutta l'acqua, c'è un ricordo che viene evocato riguardo all'esperienza di vita, intanto la resa del castello di Caprona, si arrese il castello di Caprona, era stato assediato dai fiorentini, c'è un pacco alla fine, ci uscite, vediamo salvo la vita, tutti lasciate questo castello nelle nostre mani, intanto diversi di una forza castica incredibile, e scrive questi fanti che escono dopo il fatto, ma non fidandosi del tutto, impauriti, timorosi, procedendo dalle schiere dei nemici, cioè così marciavano proprio io e il mio Luca, la mia guida. Comunque siano le cose molto importanti, come va a finire poi la cosa, perché uno dei dannati, Giacomo di Navarra, scoprimento si chiama così, viene ghermito dal diavolo, sta per essere dilaniato, dice no, lascia il giro che vi chieda prima chi sia, prima di sottoporlo allo strazio dei vostri domicili, dei vostri vicini, e lui racconta di essere Giacomo di Navarra, di avere vissuto delle vicende del regno prima volta, poi dice, ecco, se voi aspettate, io farò segno agli altri dannati di uscire dalla pesce per un momento, perché facciamo così, con un fischio ci avvertiamo quando la presenza dei diavoli è meno pressante, meno cogente, e con questo segno usciamo, cercare un minuto solo di rifrigerio al nostro tormento. E adesso visto ne faccio uscire 7, poi ne potete aggiappare 7, altri solo. I diavoli ci stanno, si nascondono, noi invece di far uscire i 7, si riduffa da solo, si sottrae da solo, lo strazio che lo aspettava, negli anni la pesce ponente. I diavoli si intavolano, due in particolare, Alichino e Calcabrina, si rinfacciano l'ingenuità, si accapigliano e ostacolandosi, finiscono loro nella pesce ponente. Allora, se non sembra questo, proprio una rappresentazione del teatro popolare, insomma, no? Il diavolo appare più, addirittura il diavolo appare sprovveduto rispetto all'uomo, no? Dice, e non è che l'uomo abbia, insomma, il balattiere, colui che è abituato a fregare, a prendere, ecco, come devo dire, a impecolare nei suoi sotterfugi, il prossimo ha riservato questo trattamento al demonio. Quindi ribadito il fatto che c'è niente di eroico in questo brucello, ripeto, insomma, il termine, non c'è nulla di sanguario, non è un monumento alla grandezza dell'uomo, sia pure iscritta nel peccato, non c'è alcun familiare. Un altro, è così chiuso, abbiamo solo qualche minuto per qualche allusione alla cucina dell'epoca, un altro personaggio, lo troviamo nell'ultima boccia, la decima, lo scelta perché anche se ha molto a che fare con i nostri tempi, la boccia dei falsari, quello che hanno falsificato. C'è persino il furto di identità, se vogliamo, no? Perché è certo Gianni Schicchi era famoso per aver fregato praticamente una eredità ad alcuni legittimi eredi, d'accordo con uno degli eredi, si era messo sul letto di morte di un defunto che imitava perfettamente pare che fosse un bravissimo dittatore, chiamato il notaio, aveva finto di essere il defunto, e aveva dettato l'ultimo contratto, ovviamente, trovandoci il suo lucro, insomma, il suo guadagno, ma è importante, c'è un falsario di monete, là c'è da capire che cos'è l'inflazione, già all'epoca è Mastrodano da Bruciano, forse di origine inglese, ma non fu bruciato vivo perché fu scoperto nel puro caso, e questo per ordine di alcuni signori aveva alterato profondamente il fiorino, come legava all'immagine di San Giovanni, il fiorino immettendo 3 carati di bombiglia, letteralmente significa bombizza, cioè altro metallo, insomma, di rame soprattutto, no? Ecco, significa, è una gravissima alterazione, a volte
faceva agio su loro, cioè si preferiva avere i fiorini d'oro piuttosto che il ghiotto di bottini d'oro, per essere sicuri che non venissero alterati. A volte venivano aggiunti in sacchetti con una cera lacca e tanti, insomma, in modo che l'avente caso potesse controllare l'integrità del sigillo, quindi del sacchetto, essere sicuri che non ci fossero state manomissioni. Alterare la moneta era una cosa gravissima. Qual è la conseguenza allora della emissione di metallo vile, oggi della stampa a capoccia, scusate l'espressione, no? Della carta moneta? La conseguenza è che aumenta a dismisura la moneta circolante, cresce i pezzi a dismisura e diminuiscono quindi i prezzi delle povere persone che ricevono il pagamento. Come viene punito Mastodano per questo bellissimo contrapasso? Titolo che si chiama Un ventre d'oro, pieno di rumori acquei solenni, e ha un corso invece di Masciato. Così è l'economia di Fattina, non ci stiamo tornando. La bacia dilatata, soldi che circolano continuamente, e invece c'erano i libri che dicevano: no, lei non ci ha rovinato, come era bello la prima volta se ci. Dante paragona questo peccatore a un liuto, non avesse le gambe, sarebbe un liuto perfetto, perché non sente il liuto lo strumento musicale, un pancione enorme, con un piccolo manico. E questa è la definizione spettacolare. Ma alla fine nuova situazione da commedia popolare, perché tra i falsari ci sta anche la moglie di Putifarne, che fu quella che ha accusato Giuseppe ingiustamente di averci provato, diciamo così, e anche Sinone. Sinone è il greco, il secondo libro dell'Eneide, quando i greci fingono di partirsene e lasciano lì il cavallo, i troiani, i pomerini ci cascano, portano via il cavallo senza sapere cosa si stanno portando via. Per cui esce fuori questo greco e dice: sì, è un dono fatto agli dèi, è un dono che vi porterà la prosperità dal cielo, e i greci, riconoscendo la sconfitta, ve l'hanno lasciata come trofeo, e se ne sono andati, non per meno, perché non c'erano i guerrieri greci che avevano le porte, iniziano a passare all'incendio della città. Ecco, e allora Simone, anche lui, un falsario, e scoppia una lite furibonda tra Mastrodamo, da cui esce Simone, perché Mastrodamo dice che sia Simone non gradisce lo svelamento della sua identità e dà addosso, da un pugno fortissimo su questo pancione dilatato dall'improvvisino, pancione di suono, reagisce, pioggia di insulti, tante, si mette ad ascoltare, per cui dice che alla fine si scuccia, dice: oh, mamma, stiamo abbastanza, e gli dà una bella lavanda di capo, si vergogna, magari, ma io penso che bastino questi piccoli accenni a questi personaggi minori, senza parlare, non so se sono riuscito a far passare il messaggio, insomma, persone di mezza età, minori, questo senso. Ora, per quanto riguarda la cucina, io, una cosa che mi ha sempre colpito, ovviamente nella Firenze dell'epoca si mangiava in modo diverso, no? Tanti ingredienti che noi usiamo, cioè, niente patate, niente pomodoro, bella pizza e piattini per le linee. Manca il pomodoro, manca. Allora mancano le patate, si mangiava in modo diverso, ma attenzione, il cibo della rivoluzione ha una diversa valenza nell'inferno del cibo materiale, ed è quello che è stato sognato dai poveri, perché mangiate poco e male. Guardate che era un problema per noi. Non ci parlavamo neanche lontanamente, per noi è il più povero di distrazione non era sempre, la mensa, la carta, qualcosa, modo di mangiare, nel Medioevo si moriva di fame, se
classi più ricche. Allora il cibo molto spesso viene visto nell'inverno, distinguiamo le tre pratiche molto rapidamente, pochi minuti ancora di servizio, giornale, per cui finisco. Allora, si faceva nell'inferno c'è soprattutto questa valenza immediata, concreta, il cibo come roba da assumere e tutte le volte strumento di tentazione, uno di quei peccati che precipita nel terzo cibo. Degli appetiti in caso di libro. E nel purgatorio, il purgatorio diventa un po' ambivalente il cibo. Da un lato è ancora il cibo concreto, assunto nel corso della vita terrena, che magari ha innescato fenomeni di mancata razionale amministrazione dei propri appetiti, dei propri desideri. Ma per quale ci si deve indagare, una delle cornici sono pure i dubbi che se ne scappano poi con l'ascesa al cielo finale, quindi che non va, incontra tanto sono i sedonati, era sua stato il suo amico, anche il suo nel paradiso no, nel paradiso il cibo diventa qualcosa da vedere in una prospettiva allegorica. E il nutrimento, il pane San Gerolamo, il pane degli angeli, non lo possiamo dire. Il pane degli angeli, il pane, il nutrimento spirituale che eleva l'uomo e lo rende degno di salire fino a Dio e guai a privarsi di questo cibo. Ecco, ma ci sta qualche cosa sicura? Abbiamo una ricetta sicura? Beh, ce la danno Dante, ce la dà Boccaccio e ce la dà nella. Di sicuro è l'ottava giornata, ci metto la mano sul fuoco, ma non ricordo quale che sia la seconda novella molto rispettata. Comunque in questa novella si faccia un attaccione che si chiama Marzo di Saggio, che cerca di fregare per l'ennesima volta il povero Calandrino, proprio la vittima, diciamo, del Decamerone, no? E gli parla di un luogo meraviglioso che si chiama Berlinzone, e sta nei Paesi Baschi, diciamo. È talmente ricco questo paese, ci si sta talmente bene che pensate, ecco, le vigne sono legate ai sostegni con file di salsicce. In questo paese poi c'è una montagna alta, che non è un equatore, è una montagna di cacio grattugiato, c'è un parmigiano, c'è cacio grattugiato. Sulla sommità di questa montagna ci sono degli strani uccelli, delle strane persone, quali non fanno nient'altro nella loro vita che cuocere il brodo di mattoni e i maccheroni. I maccheroni non sono assolutamente quelli nostri, capito? Per maccheroni si intendevano gli gnocchi. Gnocchi che erano fatti essenzialmente di farina, non c'erano patate, farina, pane raffermo, un po' di erba, un po' di olio, no? E poi veniva pescato, esce il nome maccheroni, molto bello, esce da maccare, dare forma attraverso l'impastare, da qua a maccare, con una sfumatura di legalità, maccare da rendere in forma. La macca, la rete, ma esce pure macca, è una delle tante polente, perché si sbaglia ancora la polenta di fave, la polenta di fave che viene dalla macca, e da macca, questo crescitivo mantiene, che poi passata a indicare su tale un tipo di pasta, è un po' poi. Allora, io adesso questa ci dà. Ah, attenzione, una volta finita la ebollizione del brodo e la cottura dei gnocchi maccheroni all'interno della vitola, la vitola viene rovesciata in modo che gli gnocchi con brodo scivolino lungo i versanti di questa montagna di cacio che era tutta, si impreziosì